Ricky? Ricky, sei stato tu? Ricky? Ricky? Dove cavolo è finito? Sembra che il sacrificio di mio fratello abbia funzionato. Adesso sono figlio unico, però ho una connessione buona. Salve e benvenuti in questo breve video update. Come al solito io sono il vostro presentatore, Alessandro. Poi nome d'arte, Gravier, nome d'arte. Oddio, e benvenuti in questo breve video update. Ok, smettiamo di fare il coglione. Salve a tutti! Allora, perché c'è bisogno di un video update? Cosa devo parlare? Che cosa succede oggi? Prima di iniziare vi dico subito le tre cose importanti. 1. È finita la serie di Kingdom Hearts e quindi che cosa significa? 2. La serie di Minecraft. 3. La connessione internet. Perché come avete visto ho fatto praticamente 2 settimane consecutive di video soltanto di Kingdom Hearts 3, perché appunto era l'ultimo titolo che dovevo giocare. Non volevo spoilerarmi niente, quindi volevo pure farlo uscire il più in fretta possibile in modo da poterne pure parlare con voi. E adesso è completamente finita la serie di Kingdom Hearts. Non ho più giochi da giocare, non ho più nulla da dire. Ho finito al 100% tutto. Quindi fino a che non rilasciano nuova roba io non posso fare niente a riguardo. Soltanto che ho visto che un sacco di persone hanno postato quei video in quel genere lì, non voglio abbandonarli completamente perché non voglio, mi diverto a farli. E ho visto che tantissime persone li apprezzano, quindi per il prossimo periodo non ci sarà niente simile sul canale, ma appena deciderò dei giochi adatti e delle serie interessanti da fare in quel genere lì, ovvero episodi lunghi, dove parlo molto, si guarda la storia o roba del genere, torneremo a fare una serie del genere. Al momento attuale però no, per varie ragioni. Anche se come cosa in realtà mi dispiace tantissimo perché sotto i video di Kingdom Hearts e in generale quello che si è venuto a creare con quella serie lì l'ho amato tantissimo. Non ho mai visto così tante persone appassionate tutti assieme a fare questa cosa contemporaneamente. È il massimo secondo me di quello che abbiamo fatto per il momento con la community. Addirittura la serie di Kingdom Hearts è andata mostruosamente bene ed era una serie che inizialmente, quando l'avevo deciso di iniziare praticamente 6-7 mesi fa con Kingdom Hearts 1, pensavo che tempo di finire Kingdom Hearts 1 avrei dovuto chiudere tutto completamente perché nessuno la guardava, nessuno interessava. Ma un'enorme quantità di persone sono continuate ad arrivare, un'enorme quantità di persone sono appassionate alla serie, hanno continuato a vedere i video. Video che sono anche lunghissimi. Ho caricato un video di 1:30 l'altro giorno e la maggior parte delle persone l'ha visto dall'inizio fino alla fine ed ha commentato, abbiamo discusso assieme, abbiamo parlato un sacco di cose. Ed è una cosa di cui onestamente non pensavo sarei mai stato in grado di fare. E per questo vi devo ringraziare all'infinito. Ed è per questo che anche che un po' mi dispiace non avere una serie da continuare in quel metodo lì. Soltanto che non voglio neanche iniziare un'altra subito per delle ragioni che adesso vi vado a spiegare. Comunque, se a qualcuno mancasse quel discorso lì e volesse dei contenuti del genere presto, comunque c'è una soluzione che proporrò a fine video. Prima però, cosa andremo a fare adesso? La programmazione del canale negli ultimi mesi è stata praticamente quasi un video al giorno e adesso mi concentro a finire un bel po' di roba. Prima di tutto, Minecraft. Minecraft è una serie che porto avanti da tantissimo tempo. Ho già detto un sacco di volte che l'avrei voluta terminare come serie e adesso la mia concentrazione al 100%, la mia maggior parte della concentrazione andrà verso la serie di Minecraft e cercherò di terminarla in modo soddisfacente, in modo originale, in modo differente. Cercherò di fare delle cose comunque interessanti, non perché voglio terminare e dico ah vabbè chi se ne frega e faccio dei video a merda. Però ho delle belle idee anche per concludere la serie, non voglio che si concluda in un modo brutto, quindi ci vorrà un attimo di tempo prima di concluderla, devo fare ancora di altri progetti. Però questa sarà la cosa in cui mi concentrerò maggiormente. E per il resto anche altre serie che avevo iniziato e che voglio terminare, tipo Hunting Time. Ma soprattutto voglio fare anche un bel po' di video distaccati. Non voglio avere una serie lunga perché ho fatto una serie lunga praticamente da 7 mesi a questa parte, quindi voglio pure provare a fare dei progetti singoli tipo One Time, Random Time, WWW Time e quella roba lì. Quindi oltre a Minecraft, che voglio terminare anche quella appunto, quello sarà il mio obiettivo principale. Ma non è tutto, perché in realtà la più grande novità è anche il motivo del perché secondo me le persone che hanno seguito la serie di Kingdom Hearts non diventeranno dei senza tetto, perché sì, sul canale non ci saranno spesso quella roba lì, ma finalmente ho una buona connessione. Come? Non è stato per niente facile, è stato un casino incredibile e ci abbiamo messo un sacco di tempo io e mio padre. Tecnicamente dovevamo avere la fibra settembre dell'anno scorso, ma
ups, non ci hanno collegato. Ci hanno pure venduto dei contratti dove ci poteva andare la fibra, ma ups, non ci hanno collegato. Quindi alla fine abbiamo un contatto con la fibra, ma non avevamo effettivamente la fibra. Quindi poi abbiamo dovuto disdire. Abbiamo cambiato compagnia telefonica e anche loro ci hanno promesso delle cose, ma poi ups, anche loro non sono andate bene. La connessione continuava a cadere, la connessione faceva schifo. E finalmente abbiamo risolto il problema. Come? Perché mio padre conosce un tecnico e l'ha fatto venire lui manualmente, gli ha detto qual è il problema e gliel'ha fatto risolvere a lui. Quindi soltanto perché mio padre conosce una persona, ci siamo riusciti. Un servizio incredibile. Giusto per farvi capire, in passato avevo 0,8 in upload, adesso ho 15 in upload, che è un passo leggermente importante. Un video che in passato ci mettevo 2 giorni per caricarlo, adesso ci metto 2 ore. È un miglioramento abbastanza buono, il che significa che finalmente ho una connessione abbastanza nuova per fare live. Ed è per questo che ho detto che per tutta la gente che ha seguito la serie di Kingdom Hearts non rimarrà completamente fregata, perché adesso cercherò di portare live. E vi spiego un pochino la mia mentalità con le live, perché ci ho pensato un bel po' di tempo e credo che quella che mi è venuta in mente sia la soluzione migliore. Per il momento attuale non ho ancora settato niente, quindi appena avrò creato il tutto, appena avrò in posizione ogni singola cosa per iniziare ufficialmente, lo dirò, ma questo qua al momento è il mio piano, perché voglio sapere la vostra opinione, voglio sapere cosa ne pensate voi, perché è una cosa che voglio fare assieme a voi, quindi ritengo la vostra opinione molto importante. Voglio fare regolarmente 2 o 3 live a settimana su Twitch, che devo censurare per motivi ovvi. Non so che giorni, ma l'obiettivo sarebbe farne 2 o 3 settimane in modo che sia abbastanza regolare come cosa. Penso lunedì, mercoledì e venerdì, perché la serie di Kingdom Hearts usciva lunedì, mercoledì e venerdì, quindi ho visto che molte persone andava bene come programmazione. Le live dureranno quanto è necessario, non voglio rendere tipo obbligatoriamente 2 ore, obbligatoriamente 4 ore, obbligatoriamente 10 ore, perché non avrebbe senso. E per tutte le persone che non possono guardarle sul momento perché hanno degli impegni o roba del genere, voglio caricarle su un secondo canale di YouTube, tipo archivio delle live, dove tutte le persone che si sono perse una live, che vogliono rimanere comunque in pari o qualsiasi ragione del genere, possono guardarla direttamente lì. Solo che ci sono delle cose che non ho ancora deciso, perché non so l'orario in cui fare le live, non so che giochi portare in live, e in generale devo anche imparare a farle, perché non avendo nessun tipo di esperienza non ho idea di come funzionano quei programmi e roba del genere, quindi se le prime saranno un pochino grezze, poco professionali, è per ovvie ragioni. E quelli appunto su Twitch saranno appunto le live con un appuntamento programmato abbastanza regolari in questo modo qua. Però non voglio tenere limitate soltanto a quello, perché nel giorno in cui c'è tipo una Nintendo Direct oppure l'E3 oppure degli annunci importanti che possiamo seguire assieme, mi piacerebbe anche farlo in live assieme su questo canale qua, in modo da poterne discutere in diretta assieme ed avere pure qualche live su questo canale qua, perché non voglio riempire questo canale di live, però appunto per motivi speciali o comunque per qualcosa di interessante che possiamo fare di particolare su questo canale qua, molto volentieri. Però appunto quando farò una live su questo canale qua sarà per delle occasioni speciali più che altro. E lo so che siamo proprio in uno stato embrionale, devo ancora decidere un sacco di cose. Ho iniziato a lavorare alla grafica del tutto, ma mi manca ancora un pochino di roba. Ma anche una cosa che non ho deciso è quali giochi portare in live, perché quello che vorrei fare io è più che altro giochi che posso iniziare e terminare. Non voglio giocare a giochi tipo Minecraft, perché Minecraft non ha una fine come gioco, quindi potrei continuare all'infinito, cosa che non voglio fare. Ma preferirei tipo giochi come Breath of the Wild. Per Breath of the Wild, anche se il gioco dura molto, possiamo giocarlo assieme, possiamo farci tutte le esperienze del gioco assieme. C'è un punto di inizio, c'è un punto di fine e finito quello lì si passa al gioco successivo. Quindi lo so che sto chiedendo un sacco di roba oggi, però è importante secondo me per rendere tutto sensato. Vi chiedo anche di lasciare un commento e mi dite quale gioco vorreste vedere, perché ad esempio ho menzionato Breath of the Wild. Breath of the Wild ci potrebbe stare, l'ho già giocato una volta, però non ho comunque giocato di DLC, non ho giocato un pochino di roba, quindi è un gioco che potrebbe essere interessante. Però se viene in mente qualcos'altro o comunque qualcosa che può funzionare da fare in live, molto volentieri. Ed appena annuncerò tutto, appena farò le cose per bene, inizierò pure a fare live su lo tiro pure sul canale e avvertirò per bene anche qua. Ah, e un'altra cosa, non voglio spammarlo troppo come cosa, non voglio riempirvi costantemente con tipo update community o roba del genere su ogni piattaforma dicendovi oh sono in live, vieni a vedere, perché so che diventa facilmente fastidioso, no, non è una cosa che voglio fare. Quindi per le persone a cui non interessa, non vi preoccupate, non vi riempirò l'esistenza di soltanto di spam di ha senso? Penso di sì. Non voglio dare fastidio. Come faccio pochissime update community e roba del genere qua su YouTube, mi limito molto spesso soltanto a caricare video, perché non voglio riempirvi di roba se è roba di bassa qualità o se non è importante. Spero apprezziate, spero abbia senso, spero non lo so. Credo di aver detto tutto. Come al solito con i video update devo fare sempre roba differente, e in questo caso ho portato una sedia da giardino qua in camera, ma vabbè. E per questo nuovo update
Penso possa essere tutto. In nome di presentatore di questo programma vi consiglio di rimanere sintonizzati nelle prossime settimane per progetti molto interessanti, ma per il resto ci vediamo molto presto con tanti altri video. Grazie mille a tutti di essere stati di nuovo qua e...